Innanzitutto un buongiorno da me, da Peppa e tutte delle nostre. Le previsioni di questa settimana non sono buone. C'è una perturbazione d'origine atlantica che tra stasera e domani mattina interessa l'Italia. Cioè già si sta spostando verso di noi e porta temporale e pioggia. Come si chiama questa corrente? Questa è una corrente atlantica, è una perturbazione atlantica accompagnata da corrente atlantica che portano umida e pioggia. E quindi per Pasqua e Pasquetta come ci dobbiamo muovere? Allora per Pasqua e Pasquetta abbiamo già detto che c'è una variabilità e un miglioramento, però penso che pioverà perché il giorno 4 abbiamo i 4 brillanti, i giorni 40, ciò significa che pioverà fino alla giornata di Pasqua. E quindi che dobbiamo fare a Pasqua, colonnello? Pasqua stare in casa, farsi mangiare in casa, questo è, stare in casa. Poi qua vediamo la perturbazione che si sta muovendo verso di noi. Il suo satellite personale. Il mio satellite personale, la perturbazione che si muove verso di noi e interessa l'Italia. Poi tra venerdì c'è il miglioramento e abbiamo di nuovo l'alta pressione Zephyrus. Zephyrus. Che cavolo di nome è questo Zephyrus? È un nome d'oro, Zephyrus. Zephyrus. E chi è che non lo conosce? E l'altra settimana prossima c'è il tempo buono, cioè farà un po' caldo dopo Pasqua. Ok, quando completo ovviamente da parte del nostro colonnello, dal nostro carissimo Meteo Pep, in molti ci chiedono ma la Meteo Pep Card è ancora in funzione oppure è stata sospesa? Non è stata sospesa, ma funzionerà ancora così. Queste quante consumazioni si possono praticare? 4-5 consumazioni. Da obliterare. Ovviamente, caro Meteo Pep, noi ne approfittiamo prima della sigla, se riusciamo un po' a intonare un breve inno alla primavera, visto che c'è questo splendido sole. L'abbiamo intonato già l'altra volta. È primavera, spuzzano i fiori. grazie Meteo Pep per la sua collaborazione. Un saluto a Telenostra e a Lenzo Di Micco e un saluto a Valentina. Ciao. Salutiamo pure Zephyrus. E salutiamo anche Zephyrus. Se no quello poi no. Si arrabbia. Si arrabbia, ma è un'azione positiva. Venerdì si rinforzerà di nuovo e porterà di nuovo belle giornate e temperature alte. Un bacione a tutti. Ciao da Meteo Pep. Para 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 pa 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 pa.